Il Festival delle Storie raggiunge la quarta edizione e parte, come di consueto, qui da Alvito, prima di diramarsi lungo tutte le arterie della Valle di Comino. 8 paesi, 9 giorni di festival, ogni giorno una carta, ogni carta tante storie per raccontarla, per rispondere alla domanda che ci siamo posti fin dal primo momento. Può la cultura cambiare le sorti e il destino di una terra? Beh, se siamo qui e se con noi c'è tutta questa gente, vuol dire che almeno ci stiamo provando. Dimmi la tua storia e ti dirò chi sei. Ed oggi cominceremo mostrando, anzi voltando la prima carta, quella del giocatore. Storie di calcio, ma soprattutto storie di campetti di periferia, storie di Brecciolino, storie di palloni che si sgonfiano e Super Santos. In qualche modo, storie di scarpe nuove pronte ad essere distrutte. Il calcio in quanto business e in quanto intrattenimento negli anni ha perso la sua ingenuità. C'è un qualcosa di artificiale nel mondo del calcio che va dal rapporto ormai asettico tra i calciatori e i giornalisti, rapporti ambigui tra dirigenti e istituzioni, l'intromissione della politica nel calcio sotto tutti i punti di vista, quindi ha perso la sua innocenza il calcio. Vipalek è nato a Praga, è nato in Cecoslovacchia, era un ottimo giocatore di calcio, era uno dei pochi calciatori al mondo che abbia giocato in tre nazionali diverse, perché lui era austriaco però di origine cecoslovacchia, poi dopo, siccome la Cecoslovacchia era stata divisa in più parti, ha giocato anche per la Boemia Morava. Lui e Korosteler sono i primi giocatori dell'Est a arrivare alla Juventus e Vipalek viene ceduto al Palermo. Lui non la prende bene a questa cessione e invece a Palermo praticamente lui ci rimane quasi tutta la vita. Il paese è ben nascosto in una valle dell'Appennino, lì dove finisce il Lazio e comincia il Parco Nazionale d'Abruzzo. Una ventina di chilometri più su rischi di incontrare lupi e orsi, ma solo se hai bevuto molto o se sei fortunato. Ci si vedeva a un'ora casuale, bastava regolarsi con il sole, allo chalet dei Platani, di fronte alla scuola dei Cappuccini, e si stava lì a non fare nulla. Poi qualcuno diceva partita e cominciava la colletta. Questo è il mitico Super Santos, il protagonista non citato di questo breve racconto di Vittorio Maciocia. Quello che vedete alle mie spalle è il cortile dei Cappuccini, un ex convento di frati diventato poi stadio di strada, campetto di periferia, in qualche modo la prima grande scuola di vita. Io ho una fotografia, l'ho fatta vedere prima ai colleghi, sull'aereo da Barcellona a Napoli con Diego. Avevi più riccioli tu. Avevo più riccioli io, sì, avevamo tanti capelli. Ricordo che quando arrivammo a Napoli, dopo 2 giorni rifeci un'intervista esclusiva per il mio giornale, ricordo che gli chiesi ma come farai Diego a superare la nostalgia di Buenos Aires e di Barcellona? E lui mi disse, sai è semplice, mi basta spalancare la finestra e guardare il mare di Napoli. Allora, una volta non c'erano i telefonini, non c'erano delle grandi maniere per comunicare, ci telefonava a casa, no? Allora io tornavo da una trasferta con la Nazionale Militare dal Canada, con la mia macchina, no, con la mia 125 testa di moro, decido di fare una sorpresa alla mia morosina che era al mare a Viserba. Allora parcheggio la macchina, scendo e sento da una finestra aperta, perché d'estate non c'era l'aria condizionata e le finestre erano aperte, Savoldi al Napoli per 2 miliardi e poi Pecci al Toro per... Come Pecci al Toro? Non metto niente nessuno, che roba è questa? Una sorpresa incredibile, insomma. Fatto sta che mi riprometto di ripensarci più tardi e vado a trovare la Morosina e vado là e vedo che con la sua amica laggiù in fondo, ma c'era uno che le stava un po' addosso, mi sembrava un po' troppo addosso, no? Allora mi avvicino, lei è imbarazzata, questo gli stava addosso davvero, insomma. E allora mi dice, proprio stasera dovevi venire? E dico, stasera amore, la serata delle sorprese. Allora ci si saluta un po' imbarazzati e me ne vado via. Mi dispiaceva un po', no? Però pensavo, oh, sono il Toro da 2 ore e già c'ho le corna. Torino. I miei figli e la squadra. Era la sera del 9 marzo 1908, erano poco più di 40.
quelli che scelsero quei colori, oggi siamo milioni. Sono passati 100 anni di amore, di bellezza, di attese, di fantasie, di campioni, di vittorie e di orgoglio, di tantissimo orgoglio. Per 100 di questi giorni, per 100 di queste emozioni, per sempre solo Inter. Io sono di parte. C'è un motivo per cui uno come me non ha mai giocato in Serie A. Ho chiesto posso? Mi hanno risposto no. Però l'ebbrezza di una partita notturna non si nega a nessuno. Quindi io decreto terminati questi primi 90 minuti regolamentari e mi concedo i supplementari. Ci vediamo domani ad Atina. Palla! Arbitro, cosa te pare se ti arbitro? È un pueblo cariño. E mi gusta muchísimo. Racconta in tre parole la valle delle storie, la valle delle storie. Cuore, amore e pallone. Muovi a tempo il bacino, sei in valle di Comino. Ti odio.